Lo sport, quello sano, insegna tanto, in primis a fare squadra. In questo contesto nasce la gioia di competere per raggiungere una meta insieme, partecipando a una squadra in cui il successo o la sconfitta si condivide e si supera insieme. A rimarcare l'importanza dello sport è il vescovo della diocesi di Nocera-Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, che in occasione della visita pastorale a Pagani ha incontrato anche calciatori, staff e dirigenza della Paganese Calcio. Lo sport è nato nella Chiesa, è nato sui nostri oratori, i nostri gambetti, poi man mano si è andato avanti, certamente è cresciuto ed è bene che lo sport sia al centro anche della vita dei giovani, nonostante le difficoltà di questo tempo, perché tante volte viene presentato come sport ciò che sport non è, perché quando nello sport entra troppo la violenza o situazione difficile, capite che non è più lo sport, è una degenerazione dello sport. Quindi dobbiamo mantenere sempre l'attenzione al mondo sportivo, che è un mondo dove si gioca la vita, nel senso buono del termine, e dove dobbiamo imparare a fare squadra, perché i calciatori lo sanno, ce lo possono insegnare, quando si fa squadra si vince. E allontanando dallo sport tutto ciò che sport non è, e in questa parola dico tante cose che conoscete meglio di me. Ecco, un mondo di lealtà, di sincerità, anche di amicizia, dove c'è anche la fatica, il sudore per vincere, ma la prima partita da vincere è quella della vita e delle cose positive. Lo sport nella città di Pagani è un aspetto molto importante, la Paganese rappresenta un simbolo di questa città. Sì, questo me ne sono accorto, e potrebbe essere anche un simbolo di rinascita, di riscatto, quando ci fermiamo, quando ci attardiamo in situazioni che non sono buone. Penso che lo sport, dando un calcio a ciò che non serve, può fare gol con le cose positive. E l'augurio di andare sempre avanti, di fare squadra, di onorare il nome di Pagani, che tante volte è conosciuto anche per situazioni non buone, diciamo la verità, altrimenti ci prendiamo in giro, possano portare in giro il nome positivo di Pagani, le bellezze e le eccellenze che ci sono, e penso che la squadra sia tra le eccellenze di Pagani. Ci ha fatto veramente piacere essere coinvolti in questa visita pastorale di Sua Eccellenza il Vescovo, perché credo che alla fine i valori cristiani, i valori che la Chiesa propone, sono quelli che anche una società come la nostra deve cercare di infondere in questi ragazzi, al di là degli aspetti agonistici, professionistici. Però credo che la nostra società si è sempre distinta per certi valori, per certi principi, e avere il conforto del Vescovo che è venuto a far visita ai ragazzi ci dà ancora più convinzione in queste cose.